Con Lucia Scardoni siamo durante il periodo di preparazione alle Olimpiadi di Pechino. Intanto, ecco, dimmi un po' come ti stai trovando, come questo ambiente tra Misurina, Passo Tre Croci. Beh, qui è bellissimo, abbiamo appunto la possibilità di allenarci sia qui a Misurina che a Passo Tre Croci, poi a pochi minuti da qui c'è Doppiato con tutta la le piste che ha, quindi diciamo che è bellissimo, il tempo è stupendo, stiamo trovando veramente giorni quasi primaverili, si sta benissimo. Ecco, personalmente come arrivi questa fase di preparazione olimpica? Ma diciamo che l'inizio di stagione quest'anno è stato molto più difficile rispetto all'anno passato, ho avuto dei problemi di salute che ho impiegato molte settimane a recuperare. E diciamo che nell'ultimo periodo con i Tour de Ski ho iniziato a sentire sensazioni migliori, quindi diciamo che utilizzerò questo raduno e questi giorni che mancano all'inizio delle gare proprio per ricercare la mia forma e le buone sensazioni. Ecco, come quanto è importante per te proprio concludere il Tour de Ski proprio per questo motivo? Ma allora, sono partita comunque bene, che avevo appunto, non è che ricercavo il risultato perché sapevo che arrivavo da settimane dove diciamo la forma era pessima, quindi non mi ero prefissata nessun risultato, ma solamente diciamo di avere buone sensazioni e di riuscire ad avvicinarsi un po' insomma, anche ai miei livelli di quelli che erano l'anno scorso. Perciò il Tour de Ski mi è servito anche per riuscire a recuperare la forma, cercare di far gare con gente, insomma, siamo ad altre persone di livello e penso sì che mi sia servito. Poi ovviamente gli ultimi giorni ero abbastanza stanca, però ci sta, e fa parte del percorso, ho avuto adesso tutto il tempo per recuperare e per ricaricare un po' le batterie e lavorare qua bene in prospettiva insomma, delle Olimpiadi. Seconda Olimpiade e seconda volta che ti troverai a gareggiare in una pista dove non hai mai fatto in precedenza, perché anche a Pyeongchang non avevate mai gareggiato, perché ricordo l'Italia non andò quando ci fu poi l'anno prima la pre-Olimpiade, questa volta neanche c'è stata. Ecco, cambia qualcosa, cioè, non so come ci si avvicina all'Olimpiade nello studiare anche la pista. Ma sinceramente, cioè, per quanto mi riguarda, a me non cambia nulla. Non è che mi sono focalizzata adesso, appunto, non è che ci abbiamo molte informazioni sulla pista di Pechino, abbiamo solo un video, però sinceramente non è che mi sono fasciata la testa a pensare com'è la pista, le salite, cioè penso solo ad allenarmi bene, poi quando arriverò là vedrò com'è la pista, la studierò e mi concentrerò là proprio sul tracciato, adesso penso solo ad allenarmi, poi ovvio che magari in alcuni lavori specifici si cerca di trovare un tracciato simile a come può essere la pista, però ecco non mi sto troppo concentrando sul tracciato, alla fine là abbiamo tempo per vederla e ci penserò quando arriverò là. L'ultima cosa che volevo chiederti, le emozioni sono diverse, cioè nell'affrontare una prima Olimpiade o invece arrivare questa volta già con l'esperienza di quella precedente? Ma sicuramente magari la prima Olimpiade l'ho vissuta proprio un po', magari forse con più, tra virgolette, superficialità, nel senso ero contenta, cioè è il sogno penso di ogni atleta andare all'Olimpiade, quindi magari ero un po' più contenta, ecco, di essere là, non mi aspettavo nulla, adesso non dico che mi aspetti chissà cosa, però insomma sono un'atleta che ha 4 anni in più, sono un'atleta più matura, che qualcosina in questi 4 anni ho fatto vedere di valere e quindi vado là con più consapevolezza di me stessa.